Ogni notte guardando nel vuoto. Dove vai? Cosa fai? M'hanno detto gli amici del bar che nascondi un segreto. Sul nudo marciapiede si specchiano le luci indifferenti della città. Segui sempre un'ombra che non ha volto, chi mai sarà? Dove vai? Cosa fai? Uomo solo che passi ogni notte guardando nel vuoto. Anche tu, come me, hai nel cuore un nome di donna e nascondi un segreto. In un parco pubblico di San Francisco, alle 3 del pomeriggio, una ragazza scopre il corpo senza vita di uno sconosciuto, ucciso con una pugnalata alla schiena. Le indagini affidate al tenente Sheridan appaiono subito difficili. L'uomo non ha alcun documento addosso, impossibile quindi stabilirne l'identità. La stessa sera, Mary, la ragazza che ha scoperto il cadavere dello sconosciuto, riceve la visita di Voron, un gangster che le offre del denaro perché non dica nulla di ciò che ha visto nel parco e accompagna l'offerta con aperte minacce. Ma Sheridan, che sorvegliava la casa di Mary, fa arrestare dai suoi uomini Voron e lo convince a rivelare il nome della persona con cui l'ucciso aveva appuntamento il giorno del delitto. Si tratta di Rudolf Hyman, un avventuriero di alto bordo ben noto a Sheridan. Questi inizia subito le ricerche, ma non è facile sorprendere il ricco avventuriero che dispone di diversi rifugi nei dintorni della città. Intanto, nel porto di San Francisco, sullo yacht Atlantide comandato da capitano Sar, Stassenford, un affarista di pochi scrupoli, sta tentando una speculazione, il lancio di modelli di alta moda, mettendosi in società con il gruppo di nobili europei giunti a bordo dello yacht. La contessa Jeanne de la Croix, il barone Enriquez Morega e la principessa Olga Kandinsky. Egli apprende però che l'affare andrà a monte perché uno dei suoi finanziatori, il barone Müller, è sparito dalla circolazione e la principessa Kandinsky ha perduto al gioco tutto il denaro di cui disponeva. Anche per il gruppo di ospiti dello yacht, tra cui Elsa, una figurinista, Nero fu un disegnatore di modelli, le prospettive di un buon affare si sono volatilizzate per sempre. E più degli altri appare colpita Jeanne. Improvvisamente fa irruzione a bordo con la sua guardia del corpo Rudolf Hyman, che ordina agli ospiti dello yacht di consegnare i diamanti del valore di 2 miliardi portati dall'Europa dal barone Müller, offre in compenso 500.000 dollari. Secondo quanto afferma Hyman, i diamanti appartenevano alla donna di quadri, un famoso pannello conservato alla galleria d'arte del casino di Châtel, di cui Müller era direttore. Vedo che cominciamo a capirci. Sheridan giunge a bordo dello yacht troppo tardi per fermare Hyman, che fugge in motoscafo. Tuttavia ottiene un primo successo, l'identificazione dello sconosciuto trovato ucciso, di cui mostra la foto ai presenti, è il barone Müller.
Tutti, e in particolare Olga, appaiono sorpresi e addolorati. Nessuno però è in grado di fornire informazioni utili per l'individuazione dell'assassino e sui moventi del delitto. Il colloquio con gli ospiti dello yacht permette a Sheridan di giungere a una inattesa conclusione. Il delitto fu scoperto verso le 3 del pomeriggio e la perizia medica ha stabilito con assoluta certezza che la morte di Müller risaliva ad almeno 3 ore prima. Quindi Müller fu assassinato poco dopo mezzogiorno, mentre era ancora qui, su questo yacht. Allora, l'assassino di Müller non può essere che uno di noi. È una conclusione molto precipitosa. Ce n'è un'altra possibile dopo quanto avete affermato. Molte altre, principessa. Il nostro mestiere è pieno di sorprese. Ma se nessuno di noi era sullo yacht quel giorno, a quell'ora? Ma qualcuno, mi pare, ha già detto che si trovava a bordo, no? Io? Ma scesi a terra subito dopo aver portato le sigarette al barone Müller. Bene, ne prendo atto. Comandante, del personale di bordo chi si trovava sullo yacht? Solo l'uomo di guardia. Non ricordo chi, ma è facile accertarlo. Lo ricordo io. Era Quentas, il mio connazionale. Un andaluso dal cuore di zucchero. Pensate che al suo paese alleva canarini. Un'attività invidiabile, gli sarà dispiaciuto abbandonarla. Signori, io sto indagando su un omicidio. Conto sulla vostra collaborazione. Vi prego domani mattina di presentarvi al comando di polizia. Naturalmente tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle procedure. Comandante, dovremmo anche compiere un sopralluogo sullo yacht. Vi sarò grato se vorrete agevolare il nostro lavoro. Domattina, comandante, aspetto anche quel marinaio, Quentas. Va bene, tenente. Allora, a domani, signore. Buonanotte. No, grazie. Non importa. So cosa potrà accadere ora, ma vi prego di non rivelare alla polizia quanto ha detto quell'uomo, Hyman.
Mi dispiace di avervi svegliato, ma c'è una cosa importante da fare. E dobbiamo farla stanotte. Sedetevi intanto. Non mi piace confondere solidarietà e ipocrisia. E non mi piace chiudere gli occhi per non vedere il pericolo. Sono stata io a pregare voi tutti di non rivelare alla polizia quanto aveva detto quell'uomo. Ma io, noi, pensiamo che non abbia mentito. Infatti, Olga. È difficile pensare che un gangster americano perda il suo tempo a raccontare favole. Perciò è nostro dovere cercare la verità. E io credo di averne il modo. Aspetta, Olga. Io non so che cosa tu voglia proporre. Ma vorrei che prima mi ascoltassi. Io credo che ci sia un modo per riavere il finanziamento sfumato. Joe? Che modo? Ayman ha offerto $500,000 per avere diamanti. Forse anche il casino Richatel potrebbe offrire una somma elevata per riaverli. E in che modo possiamo farci offrire una somma elevata? Come giusta ricompensa, mi pare. Stai pensando a un ricatto. Un ricatto. Ma noi daremo prova di buona volontà. Restituiamo i diamanti. Queste sono soltanto supposizioni di comodo. E comunque del tutto premature. Ah, finalmente qualcuno l'ha detto. Premature, già. Di che diamanti parliamo? Esistono davvero? E dove sono? Vediamoli prima, mettiamoci le mani sopra. E poi discutiamo se ci si può aspettare almeno una mancia competente. Evidentemente mi avete frainteso. Tutti e due. Pensate a un accordo sottobanco alle spalle della polizia. Un imbroglio più o meno abile per trarne qualche vantaggio da quanto è accaduto. No. L'impegno che vi chiedo è molto più generoso. Io voglio aiutare Müller. Voglio rimediare al suo errore. E questo esclude ogni possibilità di guadagno. Per me era l'unico uomo che ho veramente amato. E non importa se la vita ci ha imposto strade diverse. Per voi un amico imprevedibile, sconcertante finché volete, ma che ha saputo spesso mostrarsi generoso. Voglio aiutarlo. Soprattutto ora, dopo la sua tragica fine. Voglio smascherare il suo assassino. Potete ritirarvi, se volete, ma in caso contrario dovete essere con me, senza riserve e senza condizioni, ed esigo la vostra parola. Può diventare pericoloso, Olga. Probabilmente, ma non si dà mai un aiuto senza rischiare poco o molto. Mi chiedo anch'io se ne valga davvero la pena, ma sono abituato a rischiare. Va bene, principessa. Hai la mia parola. D'accordo. Sono con voi. Müller mi aveva pregato di conservarla nella cassaforte dello yacht. L'aprirai nel caso dovesse accadermi qualche cosa di grave, disse. Ricordo che disse anche che sarebbe stato facile per la polizia se dopo ogni omicidio avesse trovato scritto di pugno della vittima il nome dell'assassino. Da bordo dello yacht Atlantide
24 maggio 1967. Olga carissima, grazie a certe mie conoscenze mi avevano affidato la direzione della galleria d'arte del Casinò di Châtel. Purtroppo i tavoli verdi del Casinò mi hanno impegnato assai più della galleria. Stavo soffocando nei debiti e allora ho pensato alla donna di quadri, quel pannello con i più splendidi diamanti del mondo. Approfittando del mio incarico alla galleria, ho sostituito i diamanti con delle imitazioni e ho portato il tesoro qui in America. Ma ora, fatti i conti con la mia coscienza, ho deciso di riportare i diamanti a Châtel. Purtroppo però non è facile come può sembrare. C'è un tale che si chiama Rudolf Heimann che è disposto a comprarlo e per mia disgrazia mi ha già anticipato $100,000 che purtroppo ho perduto al gioco, inghiottiti dalla roulette. Ora esige la consegna dei diamanti e temo sia disposto a tutto, anche ad uccidere. Se non potrò io, prego te, carissima, te e tutti gli amici, di fare in modo che il tesoro ritorni alla galleria del Casinò. Ma bisogna evitare lo scandalo. Forse il miglior aiuto potrebbe offrircelo mio nipote, Hans David, che lavora al Casinò ed è in rapporto con gli amministratori. Il suo indirizzo è Châtel, Rue de la Rivière, 39. Come potrai vedere nel foglio che poi unirò a questa mia, il tesoro è abilmente nascosto, sempre sotto gli occhi di tutti, eppure assolutamente introvabile. E io consiglio te e mio nipote Hans di lasciarlo dov'è fino all'arrivo in Europa. Ti ringrazio, mia adorata Olga, e se puoi, perdonami. Tuo, Franz. È strano. Non c'è altro. Scusa, Olga. Come vedrai, dopo che unirò a questo. Ma qui non c'è niente. È davvero inspiegabile. Come dire che ormai i diamanti sono chissà dove. Il discorso del tenente di polizia e quello del gangster adesso vanno perfettamente a braccetto. Sullo yacht c'è qualcuno che ha ucciso Müller e ha sbarcato 2 miliardi di diamanti. Io stessa chiusi questa lettera in cassaforte. È assolutamente possibile che qualcuno abbia potuto aprirla. Soltanto io posseggo la chiave. E senza quella non c'è che un mezzo per aprirla. Far saltare la serratura con l'esplosivo. Ma allora che senso ha il messaggio? Müller vuole che si riconsegnino i diamanti e non dice dove sono? Chissà. Ha scritto che si riservava di indicare il nascondiglio, ma forse non ha fatto in tempo. È vero. Può essere stato lo stesso assassino a impedirglielo. Vi ripeto che nessuno può aver letto questa lettera. Quindi i diamanti sono a bordo. Li cercheremo. Dimentichi che forse c'è un assassino a bordo. Li cercherà anche lui. Io voglio ancora sperare che nessuno di noi e i nostri amici sia responsabile della morte di Müller. Non potrei avere pietà per lui. Che significa, Olga? Domani ci metteremo in contatto con Hans David, il nipote di Müller, come lui suggerisce. Ed è ovvio che quanto è scritto in quella lettera rimane un segreto fra noi tre. Abbiamo in comune un titolo nobiliare. È un pegno di lealtà, di forza morale, di disinteresse, che mi dà la certezza di poter contare su di voi. E agli altri che diremo? Dovremo pur dare delle spiegazioni dopo quanto è accaduto. Tanto più se ci sarà da cercare. Non potremo tenervi a occhi chiusi per tanto tempo.
Gli parlerò io, ma non ora. Quando la nave sarà partita. A domani, amici. Buonanotte. Pablo Cuentas, anni 30, professione marittimo, nato e residente a Toledo, Avenida de Carreras 104. Da 7 mesi imbarcato sullo yacht Atlantide di proprietà dell'armatore greco Skeplis e che batte bandiera panamense. Esatto? Sì, signor, tutto come ho detto. Bene, per adesso basta. Andate da Norton. Ah, sono arrivati quelli dello yacht? Sì, ci sono tutti. Accompagnali in sala interrogatori. D'accordo. Bene. Per il discorso, 5 giorni fa, eri di guardia sullo yacht? Sì, signor, da mezzogiorno alle 5. E in che cosa consiste questo servizio di guardia? Ah, nada, signor. Uno aspetta che passi il tempo. Siamo all'ancora, nel porto. Capisco. Ricordi chi c'era a bordo durante le ore del tuo turno? Sì, all'inizio c'era il comandante, la signorita Elsa, sapete? Sì, la figurinista. E il barone Müller. E poi il comandante e la signorina scesero a terra. Sì, e prima il comandante. Che ora poteva essere? Non era ancora mezzogiorno. Me lo ricordo bene, perché a mezzogiorno servì la colazione al barone Müller. Senti, non hai notato niente di particolare? No, il barone Müller mi sembrava allegro, di buon umore. Anzi, mi invitò persino a bere un whisky con lui. Io non volevo, ma lui si riteneva offeso. Non era mai stato così cordiale. E dopo aver servito la colazione, l'hai visto ancora il barone Müller? No, signor, non lo vidi. E sei rimasto sempre a bordo di guardia? Sì, signor. E che facevi? Andiamo, che cosa facevi? Mi sono addormentato. Per quanto tempo hai dormito? Mi ha svegliato il marinaio che mi ha dato il cambio. Quindi fino alle 5, un bel sonno davvero, eh? Lo credo anch'io, signor. E intanto la passerella era calata se il tuo collega era salito a bordo. Restava sempre così. Veniva ritirata solo quando tutti erano tornati sullo yacht. Quindi se qualcuno fosse salito sullo yacht, tu non l'avresti visto come non hai visto il barone Müller che scendeva a terra, eh? O qualcuno che ce lo portava. Già. Qualcuno che ce lo portava. Mezzi. Comincia a interrogare gli altri, fra poco però. Senti, Quintas, quel tuo sonno ti è sembrato del tutto normale, eh? Oppure quando ti sei svegliato hai provato una sensazione, non so, di nausea, di stordimento? Proprio così. Non riuscivo nemmeno a tirarmi su. Ma voi come fate a saperlo? Forse qualcuno aveva interesse che tu dormissi a lungo. E in certi casi basta un po' di sonnifero. Ma allora? E ciascuno dei presenti è invitato a indicare come abbia passato il proprio tempo nella giornata del 29 maggio, da mezzogiorno alle 5 del pomeriggio. Me ne rendo perfettamente conto. Il mio è un alibi che non potrà mai essere provato, ma a me capita spesso di girovagare così, senza una meta. Non ha importanza, è solo una formalità. Si comincia sempre così quando si hanno le idee un po' confuse. Ma ieri sullo yacht non c'erano anche 2 ragazze, 2 manchene, vero? Sì. Una è venuta con noi dall'Europa ed è italiana, l'altra è una vostra connazionale. Mi pare che si chiami Nancy Brando. Sì, è una manchè volante. Volete che si presentino qui? Se sarà necessario. Piuttosto vorrei sapere qualcosa di più sui rapporti fra il barone Müller e Hyman. Che posso dirvi oggi più di quello che vi ho detto ieri? Voi avete dichiarato di non conoscere Hyman. È un uomo molto ricco.
ha perfino una sua guardia armata. Si occupa di ogni genere d'affari in tutte le parti del mondo. Si parla di traffico di droga, valuta, traffico d'armi, cose del genere. Se ne parla, ma non siamo mai riusciti a incriminarli. È un gangster molto dotato, allora. Già, molto dotato. Ora capite che un uomo così non fa mai niente per caso. Deve aver avuto un motivo importantissimo per venire sul vostro yacht. Vi ho già detto che cercava il barone Müller. No. Sapeva benissimo che era morto. Ve lo posso assicurare. Dobbiamo quindi supporre che cercasse qualcosa che apparteneva a Müller. Dopo quanto mi avete detto di Ayman, non vedo proprio che rapporto... Io ho avuto delle notizie tramite l'Interpol. No, ecco. Su Müller. Dunque, è un uomo dalla vita movimentata. Durante la guerra lavorò per il controspionaggio alleato, fu protagonista di avventure straordinarie. In seguito si occupò di traffici con l'Oriente e il Nord Africa senza fortuna. E le opinioni su di lui sono molto controverse. Chi parla di un eroe, chi di un avventuriero. Era un uomo eccezionale. L'ho conosciuto. E sono stata con lui nei momenti difficili. E posso assicurarvi che pochi sanno affrontare rischi e responsabilità come lui faceva. Negli affari, è vero, non ebbe fortuna. Come poteva avere d'altronde una vocazione tanto arida? Ecco, ecco, principessa, non pensate che proprio in seguito a queste difficoltà finanziarie, nel tentativo di rifarsi, sia entrato in contatto con Ayman? Posso anche supporre. Dalle vostre parole si direbbe che il barone Müller vi era molto vicino. Era il mio migliore amico. E dunque? Collaborare con me è anche un modo per restare fedele al suo ricordo. Vi ho già detto tutto quanto mi sembrava utile dirvi. Principessa, io non sono molto abile nelle schermaglie verbali. È molto meglio parlarci chiaro. L'atteggiamento degli ospiti dello yacht, e anche il vostro, è stato ed è reticente. Io non so chi o che cosa vogliate proteggere, ma non è certo così che mi aiuterete a scoprire l'assassino del barone Müller. Siamo ancora sconvolti, addolorati. Per voi è un'inchiesta come tante altre, ma per noi è un avvenimento doloroso. Sì, 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 è giusto, ma io continuo a pensare che questo è un gioco che può ritorcersi contro di voi e diventare molto pericoloso. Sì? Tenente, l'hanno rintracciato. Va a preparare una macchina. Bene. Finalmente, l'hanno rintracciato. Io devo andare, Missa, se volete posso farvi accompagnare ancora. No, no, grazie. Come volete, prego. Arrivederci, tenente. Arrivederci. Dov'è? Una villa circa 20 miglia dalla città, sulla strada di Belmont. E Mills? È già in macchina. Andiamo. Tu sei nero, mi pare. Sì, nero. Ti ricordo benissimo. Ricordo tutti quanti gli amici dello yacht. Dunque? Voi ieri avete fatto una proposta. No. E vi ho lasciato un numero di telefono. Tu hai telefonato ed eccoti qua. Tutto a posto. Io ho offerto $500,000. Tu che offri? Per ora solo la mia collaborazione. È un po' poco. Le buone intenzioni soltanto non valgono niente. Ci vorrà del tempo, naturalmente. Ma posso già darvi una notizia importante. Cioè? Nessuno di noi ha parlato alla polizia del tesoro della donna di Quadri. Abbiamo solo detto che eravate venuto a bordo a cercare il barone Müller. La principessa Kandinsky è una donna molto ragionevole. Ma non dovete pensare che sia disposta ad aiutarvi. No? E perché? I suoi principi morali, l'orgoglio... Nessuno ha una moralità da $500,000. Non la conoscete. Se davvero avesse interesse a quei diamanti, farebbe tutto da sola. Già, questo è vero.
Bisognerà essere molto cauti, molto abili. Da solo non ce la faresti, Nerov. Per fortuna c'è qualcun altro che ha raccolto il mio invito. Uno dello yacht? Certo, uno dello yacht. Chi? Io, Nerov. Socio, alleato o complice? Come preferisci. Che c'è? Credevi che fossi migliore di te? Grazie. E invece, come vedi, sono addirittura arrivato prima. Le vostre confessioni ve le farete un'altra volta. Sia ben chiaro questo, però. Siete già contro la legge. Non serve a niente giocare ai moralisti. C'è un padiglione, entrate là e aspettatemi. Vedo che con voi non c'è da annoiarsi. Andate, andate avanti. Buongiorno, signor Ayman. Buongiorno, vi dispiace se finisco? Devo arrivare a 200 vogate. Per carità, vi aspetterò all'attracco. Prego, se volete fare qualche esercizio non fate complimenti. No, grazie, no. Come preferite. Vai pure, Pamela, ci vediamo dopo. Va bene. Aspetta, 8, 9, 200. È un po' faticoso, ma serve. Yeah. Noi americani oltre i 40 abbiamo un prestigio da difendere. Sembra che in Europa ci prendano ad esempio giovanili, vigorosi, agili. Dunque, avevate qualcosa da chiedermi? Sono diversi giorni che vi cerco. Ah, sì, mi dispiace, io sono un tipo piuttosto irrequieto. Già, lo vedo. Io invece avevo la sensazione che cercaste di sfuggirmi. Io? E perché? Ma non lo so, così. Voi conoscete il barone Müller, Franz Müller, vero? Sì. 5 giorni fa è stato trovato ucciso a New Park. Sapete anche questo? Ah sì, c'ero anch'io a New Park. Ve l'avrà detto Voron, penso. Bene. Un colloquio senza reticenze, allora. Andate avanti, le domande potete immaginarle, no? Ho conosciuto Müller in Europa. Circa una settimana fa è arrivato qua in crociera. Mi ha telefonato perché voleva vedermi. Abbiamo fissato l'appuntamento al New Park alle 3 del pomeriggio. Quando sono arrivato all'appuntamento... Sì? Non c'era. Io ho girato un po' lì intorno nei viali e poi per caso l'ho visto disteso per terra dietro un'aiola. Lì per lì ho pensato a un valore. Mi sono avvicinato per soccorrerlo, ma era morto. Forse è assassinato. La giacca era intrisa di sangue. Sì, il resto lo so. Prego. Oh, grazie. Un poliziotto gentile. Sempre al servizio dei cittadini. Siete fuggito dal parco, perché? Non potevo far niente di utile per aiutarlo. E volevo evitare grane con la polizia. Del resto, però, avevo visto giusto, a quanto pare, no? Pamela? Sì, Rudy? Ma se credete che possa aiutarvi a scoprire l'assassino, devo deludervi. Io non so niente. Rudy, la vestaglia. Ho letto sui giornali che Müller era già stato ucciso da parecchie ore quando fu trovato nel parco. E io, parecchie ore prima, ero da tutt'altra parte. E naturalmente potete provarlo. E come l'avete immaginato? Whisky? Sì, grazie. Anche per voi, tenente. No, grazie, per me no. Il vostro alibi non mi interessa, Ayman. Voglio solo sapere perché dovevate incontrarvi con Müller. Perché? C'è forse un perché per queste cose. Era un amico, volevo salutarlo, tutto qui. E ieri sera, pur sapendo che era morto da 5 giorni, siete andati a cercarlo sullo yacht? Sì, c'ero anch'io su quel battello, poco dopo di voi, e mi hanno appunto detto che eravate andati a cercare il barone Müller. È toccato a me dare la notizia della sua morte ai suoi amici. Diciamo che è stata una stravaganza, o forse per voi è un reato. Un reato? No, no, nessun reato, Ayman.
Ma quello che viene prima e dopo può esserlo. Attento, Ayman. Voi siete molto abile, ma la fuga da New Park, i $1,000 dati a quella ragazza per comprare il suo silenzio, la visita sullo yacht, ce n'è abbastanza per incriminarvi. Perché non lo fate? Voglio provare a chiedervi di collaborare con noi. Perché ostinarvi a proteggere un assassino che può compromettere la vostra rispettabilità? Beh, ripensateci, Ayman. È una proposta vantaggiosa. Vero? Sono a vostra completa disposizione, per quello che so, naturalmente. Molto bene. Voi avete detto che Müller, poco dopo il suo arrivo, vi telefonò per fissarvi un appuntamento. E non è vero. Müller non era mai sceso a terra prima del giorno della sua morte. Infatti, mi fece telefonare da una persona. Da chi? Una donna, ma non disse il nome. Eppure l'appuntamento era stato fissato prima ancora della partenza dello yacht dall'Italia. Vedo che siete ben informato. Ma quando Müller mi scrisse dall'Italia, mi precisò il giorno dell'appuntamento, non il posto. Questo mi fu comunicato dalla telefonata di quella donna. Bene, Ayman. È già qualcosa, ma è ancora troppo poco. Pensate bene alla mia proposta. È molto vantaggiosa. Arrivederci. No, non vi disturbate. Sono novità? Quelli del furgone civetta dicono che due dello yacht sono entrati nella villa e non sono ancora usciti. Neroff e Moregan. Ah, sono qui. Lasciamoli tranquilli, se no diranno anche loro che vanno lì per allenarsi. E i segnalatori? Li abbiamo sistemati su tutte e due le macchine che stanno in garage. Una è di Ayman e l'altra è della ragazza. Bene, andiamo. Ah, quando avete finito qui, date una mano giù in sala mensa. Se ve la cavate un paio d'ore, potete poi passare la serata a terra. Se non mi date quell'anticipo, che ci vado a fare a terra? Non ho nemmeno i soldi per la birra. Va bene, se non te li dà il comandante, ti do qualcosa io. Arrivederci, signor Cursar. Arrivederci, signorina. Andiamo? Un momento, Elsa. Devo ancora salutare Jean, mi ha pregato di aspettarlo. Sei ancora in tempo, Elsa, perché non cambi idea? Ormai ho deciso così. Ma non hai paura a restare qui sullo yacht dopo quel che è successo? Beh, è già successo. O forse ci sono altri motivi per rimanere qui. Morega, eh? Che vuoi dire? E tu cos'è che non vuoi dire? È così strano, Morega. A volte lo sento vicino, ma poi all'improvviso ti sfugge. Non so, io non riesco a capirlo. Per me è un po' matto, però nei momenti lucidi credo che abbia dell'interesse per te. Del resto avrai tutto il tempo per accertarlo, sarete quattro gatti a bordo nel viaggio di ritorno. A proposito, chi è che deve arrivare stasera? David, Hans David, il nipote del barone Müller. Cosa viene a fare? Non ne ho idea. Pare che tornerà con noi in Europa. Può darsi che ci riservi qualche sorpresa a questo viaggio di ritorno. E così te ne vai, Rita. Mi dispiace davvero. Se fossimo riusciti a mettere su un défilé, sono sicura che avreste avuto un successo personale. Sarà per un'altra volta. C'è sempre tempo per riprovare. Speriamolo. Intanto cerca di divertirti. Ci rivediamo a Roma. Grazie e buon viaggio. Grazie. Io ho avvisato anche la principessa. Tornerò domattina. Questa notte sono sua ospite. Va bene, a domani, Elsa. Ciao. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Auguri, ragazzi. Arrivederci, signora. Arrivederci. Ho chiamato un tassista aspettando vicino alla passerella. Viaggio, signorita. Grazie, Quentas.
volete, vi offro la mia collaborazione. Non vi capisco. Il barone Müller ha lasciato scritto che i diamanti sono nascosti a bordo dello yacht, ma non ha detto dove. Io posso aiutarvi a trovarli. Stanotte ho seguito la vostra riunione. Volete dire che ci avete spiato? Oh, sono il comandante dello yacht. E se c'è un reato a bordo devo svolgere delle indagini. Fa parte dei miei doveri. E allora? Cosa devo concludere? Tocca a voi scegliere. Lasciarmi indagare per mio conto o collaborare con voi, Jean. Forse non vi fidate di me? E perché dovrei fidarmi di voi? Già, perché? Siamo insieme da alcune settimane, ma voi non vi siete accorta di nulla. Quello che non vi interessa non lo vedete. Ma è giunto il tempo che vi occupiate di me. Posso contare qualcosa per voi? Siete davvero un tipo molto strano. Mi aggredite come, non so, come se avessi mancato a qualche preciso dovere nei vostri confronti. Non pretenderete che tutto il mio prossimo possa interessarmi alla stessa maniera. Comunque, non credo di aver fatto niente contro di voi. E infatti, vi siete limitata ad ignorarmi. Forse non sono degno della vostra attenzione. Io invece vi ho osservata a lungo e vi ho giudicata. E allora immagino vorrete dirmi anche il giudizio. Una donna che punta lontano e non va dai mezzi per arrivarci. E pensate che questo vostro punto di vista possa interessarmi? Fino a ieri no, ma ora è diverso. Non siete più irraggiungibile come temevo. Sto ancora cercando di capire su cosa basate tanta spavalderia. Sono innamorato di voi, Jean. Ma non avrei mai potuto dirvelo perché non avevo niente da offrirvi. Ora ce l'ho. E quanto basta per intenderci, ne sono certo. Vi regalo la metà del mio segreto. La metà dei diamanti. E credete che possa essere la complice di un omicida? No, no, il rischio è infinitamente minore. Io non ho ucciso il barone Müller. Ho soltanto scoperto per puro caso dove sono nascosti i diamanti. Ecco, voi dovete condividere soltanto la responsabilità di questa innocente scoperta. E di quello che faremo poi, in pieno accordo. Mi avete posto in una condizione piuttosto imbarazzante. Dovrei riferire alla polizia quanto avete affermato. 2 miliardi di diamanti. E io ve ne offro la metà. Dove lo trovereste, un amico tanto generoso? Siamo molto grati, signora, per la vostra comprensione. Comunque spero che questo nostro incontro possa in qualche modo accelerare, se non facilitare, le indagini. Penso che all'ambasciata vi abbiano già avvertito che le stiamo conducendo col miglior impegno. Sì, grazie. Il tenente Sheridan, che ne ha la responsabilità diretta, è uno dei nostri migliori investigatori. E ora, se permettete, dovremo farvi qualche domanda. Oh, non temete, non vi tratterremo a lungo. Per tutto quello che so, io sono a vostra completa disposizione. Fa parte dei doveri per cui ho compiuto questo viaggio in America. Signora, da quanti anni eravate sposata col barone Müller? 25. Ma eravamo separati da 15. Un matrimonio sfortunato. E avete continuato a ricevere sue notizie oppure... Di quando in quando, da amici comuni. Era un uomo inquieto, incostante... Uno spirito avventuroso, sempre in movimento. Non era facile seguirlo. Di questo viaggio in America, che cosa potete dirci? Un armatore greco, Skeplis, doveva trasferire per qualche tempo, un mese, due, uno dei suoi yacht qui in America. Così aveva pensato di offrire una crociera
ha dei suoi amici. Credo che l'invito sia stato rivolto alla principessa Kandinsky e lei lo abbia esteso agli altri, tra cui mio marito. Quali erano i rapporti fra la principessa Kandinsky e vostro marito? Domanda molto difficile, tenente. Per quanto mi riguarda, non sono mai riuscita a darmi una risposta valida. Forse si amavano. È un fatto che ognuno viveva per proprio conto e si vedevano soltanto di quando in quando. E della principessa Kandinsky potete dirci qualche cosa? Non so quale valore potete attribuire al mio giudizio sul conto di Olga. È davvero possibile essere obiettivi in situazioni del genere? E poi, una donna così strana, così... così, diciamolo pure, sconcertante. A volte l'ho ritenuta un'invasata, a volte una commediante raffinatissima. A volte soltanto un'illusa in buona fede, con i suoi ideali fuori del tempo, con il suo anticonformismo. Non credo di potervi dare una risposta valida. E per caso, conoscevate qualcuno degli altri partecipanti alla crociera? Soltanto la contessa Delacroix, Jeanne. Pensate di poterci dire qualcosa sul suo conto? Qualcosa di utile per l'inchiesta? Non so. Jeanne è una ragazza molto ambiziosa e dopo un matrimonio sbagliato ha tentato senza successo molte strade, soprattutto quelle dell'alta moda. 2 anni fa in Francia fu accusata di furto di modelli, poi... al processo tutto si è risolto per il meglio. Capisco i vostri scrupoli, signora, ma queste notizie comunque non sarebbero rimaste segrete. A proposito di modelli, sapete se gli ospiti dello yacht avevano intenzione di prendere delle iniziative qui in America, presentare una collezione? Ci sono degli esperti a bordo che lavorano in Francia, in Italia. Già. Non so, ma certo si tratterà di un'idea di Jeanne. A parte... quelle accuse fatte contro di lei, io penso abbia tutte le qualità per un lavoro del genere. E non sapete se sarebbe stato vostro marito a finanziare l'iniziativa? Lui? Ma da quello che io so, le sue condizioni economiche erano disastrose. Non per niente aveva accettato quel lavoro al casino di Châtel. Un'ultima domanda, signora. La principessa Kandinsky ha telefonato in Europa al signor Hans David, pregandolo di raggiungerla immediatamente qui. David? È un nipote di mio marito. Appunto. Potete dirci qualche cosa sul suo conto? No. Credo proprio di non potervi aiutare, tenente. Volo intercontinentale AZ644 è in arrivo alla 9ª piazzola della pista numero 5. I signori viaggiatori diretti alla stazione ferroviaria di Vittoria sono pregati di avviarsi all'uscita numero 11. Siete dello yacht Atlantide? Sì. Sono Hans David, nipote del barone Müller. Buonasera, signore. La principessa Kandinsky vi aspetta. Da questa parte, prego. Volo intercontinentale 784 da Berlino-Londra è in arrivo sulla pista numero 15. Buonasera. Sono un amico della principessa. Vi accompagno da lei. Si avvertono i signori passeggeri in partenza per San Diego col volo X22 di portarsi. Benvenuto a bordo. Juan. Sì, signora. Permettete. Prego. Avanti.
Prego. Sono Hans David, il nipote del barone Müller. Quando la notte discende sulla città e tutto d'intorno si perde nell'oscurità, io porto a spasso i sogni di una perduta. Tu que todo.